Notate che le piante possono mantenersi in vita senza spostarsi e si attengono il loro nutrimento direttamente dal suolo nel luogo dove si trovano. Grazie all'energia solare, esse trasformano questa materia inanimata che è nel suolo, nella loro propria materia vivente. Gli animali invece, quindi l'uomo e l'animale, non possono mantenersi in vita se non usando questa energia solare che è già stata trasformata dalle piante. E questo impone loro di spostarsi. Essi sono obbligati ad agire all'interno di uno spazio. E per muoversi in uno spazio è necessario un sistema nervoso che agirà e consentirà di agire nell'ambiente e sull'ambiente. E sempre per la stessa ragione, assicurare la sopravvivenza. Se l'azione è efficace, il risultato sarà una sensazione di piacere. Così un impulso spinge gli esseri viventi a conservare il loro equilibrio biologico, la loro struttura vivente a mantenersi in vita. E questo impulso si esprime in quattro comportamenti di base. Un comportamento di consumo, che è il più semplice e il più banale, che assolve ai bisogni fondamentali, bere, mangiare, accoppiarsi, un comportamento di fuga, un comportamento di lotta e un comportamento di inibizione. Un cervello non serve a pensare, ma serve ad agire. Professor Henri Nagori, nato il 21 novembre 1914 a Hanoi, Indocina. Padre medico dell'armata coloniale, liceo Carnot a Parigi, scuola del servizio di sanità della Marina e facoltà di medicina di Bordeaux. Dottore in medicina, interno e chirurgo ospedaliero, direttore della ricerca del servizio di sanità dell'esercito. Introduce in terapeutica l'ibernazione artificiale, la clorpromazina, primo fra i tranquillanti, così come altri farmaci ad azione psicotropa. Studi sulle reazioni dell'organismo alle aggressioni che hanno consentito soluzioni nuove nel campo dell'anestesia e della rianimazione. Dirige a Parigi il laboratorio di eutonologia, autore di numerose pubblicazioni sulla biologia del comportamento. Sposato, 5 figli. Premio Albert Lasker dell'American Health Association, Sport, Equitazione e Vela, Legion d'Onore, Croce di Guerra 1939-45, Accademico delle Scienze. Bisogna aggiungere anche che è originario della Valdea. La Valdea è quella terra alla quale furono imposte la libertà, l'uguaglianza e la fraternità soprattutto, facendo di 500.000 morti. Nonostante questo usufruisce del gas e dell'elettricità francese, il che prova la sua realtà nazionale. E d'altra parte è perfettamente inserita in una sociocultura della quale ha approfittato. L'inconscio costituisce uno strumento temibile, non tanto per il suo contenuto represso in quanto troppo doloroso da esprimere, perché verrebbe punito dalla sociocultura, ma per tutto quanto è al contrario autorizzato e persino ricompensato dalla medesima sociocultura, inserita nel suo cervello sin dalla nascita. Il cervello non è cosciente della sua presenza, anche se lui guida le sue azioni. E quell'inconscio socioculturale non è l'inconscio freudiano del più pericoloso. Infatti ciò che chiamiamo la personalità di un uomo, di un individuo, si costruisce su una cianfrusaglia di giudizi, di valori, di pregiudizi, di luoghi comuni, che si trascina dietro e che mano a mano che la sua età avanza diventano sempre più rigidi e che sempre più di grado sono rimessi in questione. E quando un solo mattone di questo edificio viene tolto, tutto l'edificio crolla, scopre l'angoscia. E questa angoscia non indietreggerà né di fronte al delitto per l'individuo, né al genocidio o alla guerra per i gruppi sociali. Può esprimersi. Cominciamo a capire attraverso quali meccanismi, perché e per come. Attraverso la storia e nel presente si sono stabilite le scale gerarchiche di potere. Però
attraverso la luna si devono conoscere le leggi della gravitazione. Quando si arriva a conoscere queste leggi, non vuol dire che ci si libera della gravitazione. Significa che si utilizzano per fare qualcos'altro. Fino a quando non si sarà diffuso molto estesamente negli uomini di questo pianeta il sistema di funzionamento del loro cervello e il modo nel quale gli uomini lo utilizzano. E sinché non si sarà detto che sino ad oggi ciò è sempre avvenuto per dominare gli uni sugli altri, ci sono poche possibilità che qualche cosa possa cambiare.